Buonasera, bentrovati in questa nuova puntata di Che idea ti sei fatto? Oggi commentiamo una notizia che è inutile nascondercelo, avremmo preferito non dare. Ursula von der Leyen è stata confermata a capo della Commissione europea per i prossimi 5 anni. Abbiamo collegati con noi Gianni Alemanno, segretario del Movimento Indipendenza. Buonasera Alemanno, grazie di aver accettato l'invito. Buonasera, buonasera a tutti. E poi collegato dalla Sardegna Giuseppe Masala, giornalista, economista. Buonasera Masala, grazie anche a lei di essere collegato. Buonasera a tutti, grazie. Allora, vediamo subito un servizio introduttivo che riepiloga quanto accaduto oggi a Strasburgo e poi iniziamo la discussione cercando di capire quella che potrebbe essere questa nuova Commissione europea, che in realtà non è nuova, come ben sappiamo. Vediamo il servizio. Ursula von der Leyen è stata confermata Presidente della Commissione europea. Il Parlamento si è espresso con 401 voti favorevoli per una maggioranza richiesta di 360, mentre i contrari si sono fermati a 284. La conferma arriva, per uno strano scherzo del destino, il giorno dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea proprio contro von der Leyen per aver nascosto i contratti di acquisizione dei vaccini e per la mancata trasparenza sui danni e indennizi. Uno scandalo che, grazie anche al silenzio mediatico, pare non aver scalfito la reputazione di Ursula von der Leyen. Di fronte al Parlamento europeo, la Presidente della Commissione ha presentato il suo programma politico per i prossimi 5 anni, che può essere sintetizzato così: mettete il green nei vostri cannoni. In cima all'agenda c'è infatti il tema della guerra e del riarmo. Sosterremo l'Ucraina finché necessario per definire il nuovo approccio e identificare le nostre esigenze di investimento. Presenteremo congiuntamente un libro bianco sul futuro della difesa europea nei primi 100 giorni del mandato. Nei piani di Ursula c'è quindi l'istituzione di una nuova figura, quella del commissario alla difesa per un'Unione Europea sempre più in tenuta mimetica. E mentre Bruxelles vuole obbligare gli stati a investire in carri armati, jet da combattimento e mitragliatrici, dall'altra parte vuole incrementare i vincoli della cosiddetta transizione verde. Dobbiamo e manterremo la rotta sugli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo. La crisi climatica sta accelerando rapidamente e c'è un'esigenza altrettanto urgente di decarbonizzare e industrializzare la nostra economia allo stesso tempo. Dobbiamo concentrarci sull'attuazione del quadro giuridico esistente per il 2030 nel modo più semplice, equo e conveniente. Da una parte quindi si chiedono sacrifici ai cittadini costretti a investire migliaia di euro per rimodernare casa e macchina, per non vedere un crollo del valore, mentre dall'altra cingolati nelle steppe del Donbass saranno esentati da qualsiasi limite di emissione. Ursula definisce l'Europa del futuro come forte, così forte da poter calpestare la volontà dei paesi membri. I trattati devono essere modificati laddove possono migliorare la nostra Unione. Presenteremo proposte per migliorare la nostra capacità di azione. Con questa frase, Ursula von der Leyen apre la strada all'introduzione del principio della maggioranza qualificata a discapito dell'unanimità in sede di Consiglio europeo. Un modo per chiudere la bocca ai paesi non allineati alla politica della nuova Commissione europea. L'Europa di Ursula von der Leyen appare così come una coppia ancora più brutta di quella appena vissuta, più bellicosa, più invadente e sempre più lontana dai cittadini. Allora, Alemanno, il primo aspetto che a mio avviso colpisce è quello del contrasto tra quello che sta succedendo in queste ore in Europa, quindi la conferma di von der Leyen e delle sue politiche scellerate che abbiamo visto in questi anni, a cominciare dalla gestione Covid fino alla guerra in Ucraina e il fanatismo sul New Green Deal, mentre invece dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, sembra che tutto stia cambiando. Naturalmente mancano ancora 3 mesi alle votazioni per le presidenziali, ma Trump, è inutile elencarne i motivi, è lanciatissimo verso la presidenza e quindi l'atteggiamento degli Stati Uniti verso questi temi, a cominciare dalla guerra in Ucraina, potrebbe radicalmente cambiare. Insomma, che equilibrio si potrebbe creare nel momento in cui effettivamente Trump dovesse vincere le elezioni di novembre? Noi andiamo di fronte a un'ipotesi sconvolgente. Non posso dire, essere certo, sia un sconvolgimento tutto in positivo, ma sicuramente è come se vedessimo un terremoto che ha crescenti onde sismiche e sta proprio sconvolgendo tutto il panorama internazionale. E in tutto questo l'Europa è nella posizione veramente più folle. L'avevamo già visto nel primo mandato la von der Leyen, adesso questa riconferma
spingerà von der Leyen a continuare ancora con più ottusità, con più semplicismo sulla strada fino adesso intraprese. E quindi sostanzialmente cosa accadrà? Accadrà che potrebbe veramente trovarsi l'Europa in un cul-de-sac in cui si trova isolata sia nei confronti degli Stati Uniti sia nei confronti dei BRICS. Nei confronti dei BRICS, Russia, Cina, eccetera, perché fa la guerra in Ucraina, e dall'altro lato con gli Stati Uniti che si ritirano da questa guerra, così come si sono ritirati dall'Afghanistan, eccetera. Quindi veramente un capolavoro incredibile. La mia impressione è un po' come, diciamo, prima della Rivoluzione francese, quando la corte francese, la corte del re di Francia si riuniva a Versailles, si isolava dal mondo e viveva in questo universo astratto, e questa è stata la premessa per la ghigliottina, la rivoluzione, decenni di devastazione nell'Europa. Ecco, l'impressione è la stessa, è come se questa elite, questo gruppo poi di persone relativamente mediocri dal punto di vista intellettuale, eccetera, si stiano chiudendo in questa bolla mediatica e politica, ignorando la realtà del mondo, vivendo in un universo totalmente astratto, totalmente insostenibile, perché già nel vostro servizio sono chiare le contraddizioni. È un'Europa che vuole fare la guerra, e quindi il massimo, la devastazione, delle emissioni, eccetera, eccetera, e nel contempo pretende di imporsi una disciplina green che nessun'altra parte del mondo si sta imponendo. È un'Europa che vuole, diciamo così, impegnarsi in queste sfide che sono durissime dal punto di vista economico, e non fa nulla per rilanciare il proprio sviluppo. Quindi veramente una contraddizione, una follia senza capo né coda, che sarà inevitabilmente condannata alla storia. Adesso il problema per l'Italia, dopo il voto per fortuna contrario di Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen, adesso il problema per l'Italia è quello di sottrarsi a questa follia. Ecco, infatti la Giorgia Meloni ha votato contro, insomma, rompendo questa incertezza che era durata un po' fino alle ultime ore. Poi magari cercheremo anche di capire quali sono state le ragioni, se forse è per allinearsi a una futura presidenza Trump. Adesso volevo far vedere un passaggio del discorso di Ursula von der Leyen, quando annuncia un commissario al Mediterraneo. È stato annunciato anche un altro alla difesa, due figure nuove all'interno della Commissione europea, e vediamolo e poi lo chiedo di commentarlo a Giuseppe Masara. The Mediterranean region should get undivided attention. La regione del Mediterraneo deve ricevere un'attenzione totale ed è per questo che nominerò un commissario per la regione e proporrò una nuova agenda per il Mediterraneo insieme a Kaya Kallas, perché il futuro delle due sponde del Mediterraneo è un tutt'uno. Sono profondamente convinta che la storia stia chiamando di nuovo nei Balcani occidentali. L'Ucraina, la Moldavia e la Georgia hanno fatto la loro libera scelta. Hanno preferito la libertà all'oppressione. Hanno preferito la democrazia alla dipendenza. E alcuni di loro stanno pagando un prezzo molto alto per questa scelta. Dobbiamo quindi rinnovare la nostra decisione e dimostrare un impegno costante affinché il loro futuro sia libero, prospero e all'interno della nostra Unione Europea. Ecco, la clip, come avete sentito, parlava del Mediterraneo e anche quindi la rinnovata attenzione al Mediterraneo e anche della Georgia, della Moldavia, parlava di libere scelte nel caso di questi paesi, sappiamo che non è così, però ecco, Giuseppe Masala, ti chiedo di commentare appunto proprio la questione del Mediterraneo, che cosa significa questa istituzione di un nuovo commissario? Per 30 anni il Mediterraneo è stato un mare marginale, il mare fondamentale, i mari fondamentali per lo sviluppo economico europeo sono stati il Mare del Nord e il Mar Baltico, perché da lì passavano le rotte energetiche più importanti. Ora queste rotte sono sostanzialmente chiuse, anche a causa, voglio dire, del sabotaggio del Nord Stream. E quindi tutti si accorgono che cosa? Che il non troppo gas e energia che abbiamo a disposizione ci arriva dall'Algeria, ci arriva dalla Libia, ci arriva dall'Azerbaigian via Mediterraneo, che è dove con un gasdotto sbocca in Puglia. A questo punto
il Mediterraneo ridiventa centrale, tutti vogliono metterci parola, la stessa von der Leyen dice che preparerà l'agenda con Maria Callas, la nuova responsabile della politica estera dell'Unione Europea, che è nata nel Baltico e di Mediterraneo non sa nulla. Però vogliono ovviamente, essendo un mare che è ritornato ad essere cruciale dopo 30 anni di emarginazione, vogliono evidentemente mettere bocca sulle scelte che saranno fondamentali. Io vi voglio augurare che Roma, voglio dire che nel Mediterraneo conta qualcosa, l'Italia conta qualcosa nel Mediterraneo, si facciano sentire la nostra voce, i nostri interessi che sono fondamentali in quest'area, vengano ascoltati, perché qua c'è il rischio veramente che decidono in Danimarca quali debbano essere le politiche europee per il Mediterraneo. Francamente mi pare inaccettabile come cosa. Certo. Alemanno, tu cosa ne pensi di questa nuova figura? Effettivamente il Mediterraneo, come già annunciato la stessa Meloni, potrebbe avere un nuovo protagonismo all'interno della politica europea, ma c'è anche il rischio che appunto poi si decida a Bruxelles qual è la politica da adottare nel nostro paese anche in questo campo qui. Ma io la prima impressione che ho di questa nuova figura, come potrebbe essere anche la nuova figura della difesa, il commissario per la difesa, è che sia un po' il trucchetto, il regalino da fare alla Meloni. Non mi stupirei se poi alla fine scopriremo che il commissario italiano sarà il commissario al Mediterraneo, e quindi il cerotto, la cosmesi per nascondere il drammatico fallimento della politica di compromesso della Meloni in Europa. Potrebbe anche valere per la difesa, no? Cioè, nel senso che, visto che siamo così schierati su questa maledetta guerra in Ucraina, potremmo essere anche incaricati di coordinare gli sforzi bellici dell'Europa da questo punto di vista. Per quanto riguarda il Mediterraneo non basta un commissario, qui si continua a parlare dei commissari come se fossero non si sa bene che cosa. In realtà io voglio ricordare il meccanismo dell'Unione Europea. E nell'Unione Europea il commissario viene scelto di una nazionalità, però è obbligato ad avere il capo di gabinetto di un'altra nazionalità e il direttore del proprio dipartimento di un'altra nazionalità ancora. Quindi di fatto il commissario determina la sua segreteria, punto e basta. Poi è completamente accerchiato da una serie di altri funzionari, quindi avere un commissario o avere un altro commissario non significa assolutamente nulla, perché quel commissario, se va controcorrente, se prova a puntare i piedi, viene circondato da tutte queste realtà e non conta assolutamente nulla. Quindi il commissario per il Mediterraneo rischia di essere un pietoso trucco. In più aggiungo quello che avete detto voi, cioè non basta che mi occupo del Mediterraneo, bisogna vedere come mi occupo del Mediterraneo, perché se mi occupo del Mediterraneo come hanno fatto fino adesso, cioè negando il problema dell'immigrazione, girando la testa dall'altra parte rispetto alla guerra in Palestina e quindi infiammando tutta la situazione con il mondo islamico, avendo relazioni ambigue e contraddittorie con i paesi del Nord Africa, beh, questo è un modo che per l'Italia sarà devastante, e quindi sarebbe meglio che l'Europa si disinteressasse del Mediterraneo se queste sono le intenzioni. Certo, adesso vorrei vedere un altro passaggio del discorso della von der Leyen, che è stato un discorso che per molti versi forse sarebbe stato più appropriato all'interno di un libro di fantascienza, di fantapolitica, magari 1984 di Orwell, dove la guerra diventa pace e via discorrendo. Vediamo appunto quando la von der Leyen parla del tentativo diplomatico di Orbán, che nei giorni scorsi è volato, come si sarebbe dovuto fare forse fin dall'inizio, da Kiev a Mosca, poi a Pechino, nel tentativo di ricomporre la crisi ucraina attraverso la via diplomatica. Russia is banking on Europe and the West going soft. La Russia punta sul fatto che l'Europa e l'Occidente si ammorbidiscano e alcuni in Europa stanno al gioco. Due settimane fa un primo ministro dell'Unione Europea si è recato a Mosca. Questa cosiddetta missione di pace non era altro che una missione di resa. Was nothing but an appeasement mission. No one wants peace more than the people of Ukraine.
Nessuno vuole la pace più del popolo ucraino, una pace giusta e duratura per un paese libero e indipendente. L'Europa sarà al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario. Questo è il nostro messaggio. Nous sommes responsables pour faire tout ce qui est nécessaire pour protéger nos citoyens européens. Dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere i cittadini europei, per proteggere l'Europa. È nostro dovere. Per questo credo che sia giunto il momento di costruire una vera e propria unione di difesa. Véritable Union européenne de la défense. Giuseppe Masala, a te il commento. Io la prima cosa che mi viene da pensare è questo: non mi ricordo in quale articolo dei trattati istitutivi dell'Unione Europea si sia parlato di difesa comune. Mi pare che non se ne sia parlato, e quindi vuol dire che la von der Leyen è interessata ad allargare il perimetro dell'Unione Europea ad ambiti nel quali non c'è alcun obbligo per nessun paese di fare politiche in comune che sono pericolose, anche per il semplice fatto che le esigenze militari, ma anche strategiche, ma anche di sicurezza, sono diverse. Noi italiani siamo più interessati certamente anche a politiche di difesa del Mediterraneo, mentre i baltici, per esempio, avrebbero problemi con la Russia, che a noi francamente interessano poco. Tra l'altro, appunto, a me hanno colpito anche queste parole quasi di disprezzo nei confronti di Orban, che tra l'altro ha dato vita a al gruppo più consistente ormai della maggioranza, è quello di Patrioti per l'Europa, in cui sono confluiti diversi partiti, a cominciare dalla Lega italiana, Vox spagnola e diversi altri, no? E qui parla il presidente di questo nuovo partito, Jordan Bardella, annunciando appunto il voto contrario di Patrioti per l'Europa alla rielezione della von der Leyen. In un momento in cui la guerra sta tornando alle nostre porte e l'aggressione russa è in aumento, in un momento in cui c'è il rischio di un collasso economico, in un momento in cui ci troviamo di fronte alla sfida del cambiamento climatico e delle migrazioni e alla sfida posta dalle nuove tecnologie e dall'intelligenza artificiale, il nostro futuro dipenderà dalla sovranità e dalla ricerca di un'autonomia strategica che è essenziale per l'Europa e le nostre nazioni, per l'Europa ma anche per la Francia. Chiedo agli eurodeputati di questo Parlamento di garantire che il mandato della signora von der Leyen alla guida della Commissione rimanga unico. Con coerenza e responsabilità, i patrioti per l'Europa si opporranno alla sua riconferma. Ecco, Alemanno, la nascita di questo gruppo all'interno del Parlamento europeo è forse la vera novità di questa nuova legislatura, che comunque al momento del voto ha segnato una certa rottura, insomma, ricordiamo appunto il successo della Le Pen in Francia, di AfD in Germania, poi in Austria e poi la nascita appunto di questo nuovo partito, che ha portato anche all'iniziativa abbastanza audace, secondo me, visto il clima, di Orbán, appunto, di fare questo viaggio tra Mosca, Kiev, Pechino e poi la visita a Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago. Dobbiamo un attimo fotografare quella che è la differenza fra i conservatori europei, il gruppo della Meloni, e i patrioti per l'Europa. La differenza fondamentalmente una è che mentre i patrioti per l'Europa sono contrari alla guerra in Russia e vogliono sostanzialmente aprirsi al mondo multipolare, i conservatori europei invece sono sempre stati, almeno fino adesso, a favore della guerra e allineati con le posizioni dell'amministrazione Biden. Questa è la vera rottura. Questo ha fatto sì che i polacchi, da un lato, anche se adesso i polacchi hanno dei dubbi, la Meloni eccetera, sono stati nei conservatori, e Orban invece ha fatto un altro gruppo invece di andare nei conservatori e altre cose. Questa è la vera frattura. E indica qual è la strada giusta, perché la strada giusta è appunto quella di andare a spingere, dal punto di vista di un'ottica sovranista, verso quello che è il mondo multipolare. Quindi Orban, assunto da leader, di premier di uno stato relativamente piccolo come l'Ungheria, una
potenza e una importanza estrema, perché ha avuto il coraggio di rompere l'incantesimo, ha avuto il coraggio di dire re è nudo, è andato a parlare con Putin, è andato a parlare con Xi Jinping e poi è andato a riferire, a confrontarsi con Trump. Quindi sostanzialmente ha detto, signori, fuori da questa bolla, quello che parlavo prima, fuori da questo universo parallelo dell'Unione Europea, c'è il mondo, c'è tutta una realtà che sta cambiando, che sta muovendo in una direzione completamente diversa. Vogliamo prenderne atto o vogliamo continuare a giocare con Ursula von der Leyen e con Scholz e con Macron, che ormai non conta più nulla, eccetera, eccetera. Vogliamo continuare così? Quindi io credo che questo gruppo dei patrioti per l'Europa, pur tra mille contraddizioni e tra mille limiti, sia il fatto nuovo. E mi auguro che Giorgia Meloni, che finalmente ha fatto, è stata costretta a fare la scelta contro Ursula von der Leyen, invece di continuare a giocare con questi compromessini che hanno caratterizzato questi 2 anni, vada a schierarsi col gruppo dei padroni per l'Europa. Ma il passaggio per fare questo è quello di cambiare radicalmente posizione su questa terribile guerra in Ucraina, che è veramente una guerra contro l'Europa. Quindi bene Orban ha insegnato a tutti quanti cosa significa essere un leader, un premier capace di prendere decisioni. Io mi auguro che Giorgia Meloni la smetta di fare questa grande confusione e vada in questa direzione. Tutto questo è stato influenzato, anche il voto di Giorgia Meloni, dal fatto che Trump sta arrivando, che Trump è sempre più probabile, se non lo uccidono prima, ovviamente facendo gli scongiuri, diventerà presidente degli Stati Uniti. Sicuramente sì, questo ha influenzato, perché ha ancora più evidenziato la follia di queste politiche europee. Ma questo si sapeva, cioè la cosa grave di questi 2 anni persi a Giorgia Meloni, che non è che siamo di fronte a sorprese sconvolgenti, non è che sta avvenendo qualcosa che non si poteva prevedere, si sapeva. Cioè bastava andare a guardare i BRICS per capire che la Russia non poteva essere isolata e che le sanzioni sarebbero fallite. Non ci voleva molto. Che Trump poteva vincere le elezioni negli Stati Uniti e che poteva essere il fattore di novità, si doveva capire ben prima dell'attentato, ben prima degli ultimi sviluppi e del rimbambimento finale di Biden. Quindi da questo punto di vista Giorgia Meloni deve cambiare rapidamente posizione, proprio per farci dimenticare i terribili errori che ha commesso in questi primi 2 anni di governo, almeno dal punto di vista geopolitico. Ecco, infatti Giuseppe Masala, la Meloni sembra che fino a questo momento abbia un po' giocato su 2 tavoli, nel senso da una parte cercando di mantenere la sua identità sovranista di conservatrice, dall'altra di così compiacere l'amministrazione Biden, facendosi a volte confondere anche col Partito Democratico per tante cose, insomma. Forse questo nuovo slancio di Trump, da una parte con la crisi cerebrale di Biden, dall'altra con questa immagine ormai iconica di The Donald che sopravvive a un attentato per pochi millimetri, quasi in maniera divina, insomma, potrebbe far riposizionare la Meloni e magari tutto il gruppo dei conservatori di ECR. Sì, secondo me è una cosa possibile che la Meloni decida di riposizionarsi, perché ormai, voglio dire, credo che l'amministrazione Dem abbia dato tutto quello che può dare, soprattutto in peggio, voglio dire, tutti aspettano la di Trump. Sicuramente il plenipotenziario di Trump è Orban. La Meloni è rimasta spiazzata, secondo me, perché questa cosa qui non se l'aspettava. Che Trump potesse avere probabilità di vittoria, quindi si è posizionata in una maniera, come dire, più accondiscendente nei confronti delle politiche Dem e delle politiche europee che aveva criticato per tanti anni. Ora potrebbe esserci la svolta, non so quanto credibile, non so quanto opportunistica, però insomma, vabbè, meglio un cambio. Meglio un cambio e un ritorno a posizioni, penso, più forti e più radicali, come appunto quelle di Orban, secondo me. Bene, grazie Masala. Abbiamo concluso questa prima parte di Che idea ti sei fatto? Adesso qualche minuto di pubblicità e poi torniamo a analizzare appunto quello che è successo oggi al Parlamento Europeo di Strasburgo.
Ecco, ben trovati qui su Che idea ti sei fatto. Stiamo commentando la rielezione di Ursula von der Leyen a capo della Commissione europea, una rielezione che era stata caratterizzata alla vigilia, cioè ieri, da una condanna da parte della Corte europea proprio per i contratti Pfizer, per aver nascosto, per aver occultato una parte eccessiva dei contratti che sappiamo sono avvolti da mistero e da diciamo, voluminose righe nere, oscurate, nonostante sia stato il più grosso acquisto da parte dell'Unione europea. Allora, vediamo il servizio di Andrea Murgia che ci racconta appunto di questa notizia e poi la commentiamo insieme ai nostri ospiti. Contratti nascosti in modo illegittimo, oltre a una mancata trasparenza su danni e indennizi. La Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen, ha negato al pubblico le informazioni relative all'acquisto dei vaccini anti-Covid-19. I contratti sottoscritti devono essere resi interamente disponibili, recita la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che arriva a poche ore dall'elezione del Parlamento per decidere il nuovo o il vecchio presidente che siederà a Bruxelles per i prossimi 5 anni. L'organismo con sede in Lussemburgo ha accolto il ricorso di alcuni cittadini ed eurodeputati contro il rifiuto alla richiesta presentata nel 2021, ovvero quella di avere pieno accesso ai documenti relativi ai contratti firmati tra la Commissione e le case farmaceutiche. Le acquisizioni ammontavano a oltre 1 miliardo di vaccini anti-Covid-19, che sono poi stati distribuiti agli Stati membri e che avevano un valore di 2,7 miliardi di euro. Secondo la Corte, Bruxelles ha concesso soltanto un accesso parziale alle case, oscurando le sezioni relative alle responsabilità delle case farmaceutiche per eventuali danni derivanti dalla somministrazione dei prodotti anti-Covid. Per quanto riguarda i difetti dei prodotti, secondo la Corte il produttore è responsabile dell'eventuale danno causato e proprio la responsabilità non può essere soppressa o limitata dalle clausole. Le parti oscurate nei contratti sono quindi irregolari, comprese quelle che coprono i nomi dei funzionari europei che hanno condotto le trattative di acquisto dei vaccini. Per la Commissione europea l'oscuramento tutelerebbe la privacy, per la Corte invece non consente di vigilare su eventuali conflitti di interesse. In particolare ci si ricorderà dell'ormai noto contratto sottoscritto con Pfizer, con la negoziazione che aveva visto direttamente coinvolta Ursula von der Leyen. Dopo le rivelazioni di alcune inchieste giornalistiche riguardo a uno scambio di SMS con l'amministratore delegato della casa farmaceutica Albert Bourla e nonostante le richieste rivolte alla Commissione, quest'ultima non ha mai fornito il contenuto di quei messaggi. Abbiamo dovuto trovare un difficile equilibrio fra diritto del pubblico, informazione e obblighi giuridici, replicano dalla Commissione dopo la sentenza della Corte. Da Bruxelles aggiungono che verrà esaminato il parere riservandosi le proprie opzioni legali. Resta da capire se questo avverrà con Ursula von der Leyen in sella oppure no. Ecco, Alemanno, questa condanna, oltre a rivelarci ancora di più, insomma, qualora fosse stato necessario, insomma, la condotta scellerata da parte della von der Leyen, aveva anche fatto sperare, insomma, che la votazione di oggi potesse in qualche modo essere influenzata dall'ennesimo scandalo legato alla gestione pandemica. Insomma, invece poi i media hanno praticamente tacitato la notizia, lei ha fatto finta di niente, come al solito, insomma, si è fatto finta che sia andato tutto bene come sempre. Sentivo ieri sera dei TG e diciamo così, con la scusa che questi TG venivano fatti da persone che traducevano da altre lingue, cioè da traduttori e altre cose, erano fatti in uno slang, in un modo di comunicazione assolutamente incomprensibile. Sono stati servizi rapidissimi e difficili proprio da seguire, anche proprio dal punto di vista dei suoni, delle cose delle parole che venivano utilizzate e pronunciate. Questo per dire che veramente c'è stata una congiura mediatica al silenzio. Immaginiamo se una cosa di questo genere fosse successa a qualche altro soggetto politico, cosa poteva succedere. Invece hanno silenziato tutti e sono usciti in apnea ad arrivare al voto di oggi. Tra l'altro questa vicenda del Covid, che peraltro era stata ampiamente denunciata
da tutti i movimenti del dissenso, cioè questo comportamento ambiguo legato a interessi forti di Big Pharma, eccetera, da parte della Commissione europea, è una delle perle inanellate da Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, al di là degli aspetti politici di cui abbiamo parlato prima, è sicuramente stata una delle peggiori presidente della Commissione europea anche dal punto di vista tecnico. È stata considerata inadeguata, confusa, incapace di prendere decisioni precise, capace invece di andarsi a incaponire su dei temi completamente fuori luogo e così via. Quindi veramente questa è una sorta di ciliegina sulla torta di una impresentabilità assoluta di Ursula von der Leyen, quindi che doveva essere mandata a casa non solo per motivi politici, ma anche per motivi personali. Ursula von der Leyen non è in grado di fare il Presidente della Commissione europea e non lo ha già ampiamente dimostrato nel primo mandato. Ecco, infatti che poi si annuncia come lo diceva anche Masala prima, come capo della diplomazia europea, questa Kaja Kallas, primo ministro estone, che è stata una delle più rabbiose, insomma, figure politiche a esprimersi contro la Russia, è finita addirittura nella lista dei ricercati del Ministero degli Interni russo, che è stato un po' il corrispettivo russo della lista di sanzioni poste agli individui russi, per aver distrutto la quasi totalità dei monumenti che ricordavano la vittoria sul nazismo in Estonia. Sì, questo purtroppo rimanda a quella scelta di personaggi politici o pseudopolitici che viene fatta in Europa e che viene fatta anche in ambito NATO, che vanno a valorizzare delle figure assolutamente marginali che diventano inevitabilmente le pedine dentro uno scacchiere. Che ruolo, che leadership potrà mai realizzare questa signora dentro il contesto europeo? E soprattutto, quanto sarà influenzata dall'ottica molto ristretta e molto storicamente segnata del suo popolo nei confronti dell'odio rispetto alla Russia più o meno sovietica, eccetera. Quindi è stata fatta una scelta marginale, diciamo così, facilmente strumentalizzabile e assolutamente inadeguata. Per fare un ruolo di questo genere, se si aveva una visione geopolitica, si doveva prendere un rappresentante degli stati principali, dargli un ruolo, prendere un politico di grande esperienza e cercare con quello di avere un ruolo in questo mondo multipolare che sta nascendo. Invece si è scelta una, diciamo così, faziosa estremista che non conta nulla e che sarà utilizzata come una pedina alla stessa maniera con cui è stato utilizzato Stoltenberg come segretario generale della NATO. Infatti, la stessa cosa forse si potrebbe dire anche della Metsola, Presidente del Parlamento europeo, che viene da un paese, da uno Stato come quello di Malta, che non so, forse un qualsiasi quartiere di Roma ha più abitanti, insomma, sia dell'Estonia che di Malta. Sicuramente sì, a meno abitanti di una circoscrizione di Roma, insomma. Infatti, poi insomma, lei Roma la conosce bene, quindi essendone stato sindaco, quindi. Vediamo un altro passaggio del discorso della von der Leyen, quello in cui annuncia il nuovo New Green Deal. I will put forward a new clean industrial deal in the first 100 days of the next mandate. Presenterò un accordo per un nuovo piano industriale pulito nei primi 100 giorni del prossimo mandato. Camerizzerà gli investimenti nelle infrastrutture e nell'industria, in particolare per i settori ad alta intensità energetica. Ciò contribuirà a creare mercati guida in tutto, dall'acciaio pulito alla tecnologia pulita. Abbiamo investito massicciamente in energie rinnovabili a basso costo coltivate in casa e questo ci ha permesso di liberarci dagli sporchi combustibili fossili russi. Pertanto, onorevoli deputati, insieme garantiremo che l'era della dipendenza dai combustibili fossili russi finisca una volta per tutte. Allora, Masala, a parte, diciamo, commentare il fanatismo della von der Leyen quando parla degli sporchi combustibili fossili russi, un tentativo così manipolativo veramente di bassa lega, proprio appunto più di magari di un libro di fantascienza che di un discorso di una persona politica seria.
Mi piaceva farti commentare a te questo passaggio, poi sentiamo anche l'opinione di Alemanno, perché in Sardegna, come sappiamo, in questi giorni, in queste settimane, c'è un movimento di protesta molto forte che sta tentando di proteggere il proprio territorio, un territorio meraviglioso e prezioso come quello della Sardegna, dall'invasione dei parchi eolici che appunto vengono realizzati con tanta facilità proprio perché esiste negli ultimi anni in Europa questo New Green Deal, quindi le concessioni vengono date molto facilmente, anche magari gli aiuti di Stato, e poi il territorio, soprattutto quello, ci sembra, insomma, delle isole e del sud viene stravolto dalla costruzione di questi parchi. Sì, c'è una protesta molto forte, una protesta che è dovuta al fatto che le richieste di autorizzazione per l'installazione di parchi fotovoltaici e parchi eolici è enorme, si tratta di centinaia di domande fatte da piccole società che non si capisce bene chi ci sia dietro. Una protesta che è molto pompata da Mauro Pili, ex presidente della Regione Sardegna ed ex parlamentare di Forza Italia, che da qualche anno è fuori dalla politica, ma non fuori dalla lotta politica. E niente, adesso bisogna capire cosa deciderà la Regione Sardegna, se vorrà fare una qualche forma di moratoria. Ma per il momento, insomma, la protesta continua e oltre a continuare, insomma, quello che ci sono stati anche degli scontri, degli sgomberi, soprattutto al porto di Oristano, dove arrivano, insomma, i pezzi dei pannelli fotovoltaici e dei pali eolici, insomma. E questa è la situazione, che è molto fluida, ma ancora non è chiarissimo che risposta si voglia dare alle istanze delle persone, insomma. Comunque anche qui, Giuseppe, ci troviamo un po' di fronte a una figura che potremmo dire orwelliana, no? Perché queste energie vengono presentate come pulite, però poi vediamo che Ma non sono tipo pulite. di impatto sull'ambiente hanno. Queste energie non sono pulite perché ovviamente va bene innanzitutto produrre i pannelli fotovoltaici, produrre i pali eolici che sono giganteschi, necessitano anche di spesa dal punto di vista energetico e dal punto di vista ambientale. Poi una volta che questi impianti arrivano a ciclo produttivo finito, dovrebbero essere smantellati, e la mia paura di fondo è che non verranno smantellati e che rimarranno lì come cattedrali del deserto, e poi le società che ne risultano proprietarie e concessionarie, come al solito, falliranno, e poi spetterà allo Stato, spetterà a Pantalone sobbarcarsi le spese per il ripristino dei luoghi, perché insomma ormai voglio dire le cose più o meno le conosciamo. Venne così in Sardegna anche quando fecero la miniera d'oro di Putei. Voi magari non ne sapete niente, una società australiana aprì questa miniera, prese via l'oro, fallì e rimase un gigantesco stagno di acqua acida che poi lo Stato, la Regione, ha dovuto, voglio dire, spendere cifre molto importanti per ripristinare i luoghi, e quindi, voglio dire, è stata anche dal punto di vista economico un danno, e ho paura che anche per le energie rinnovabili sarà esattamente allo stesso modo, e questo lo vedremo però a fine ciclo vita degli impianti, insomma. La sensazione è un po' questa, infatti. Alemanno, anche voi col Movimento Indipendenza vi siete occupati recentemente, ne abbiamo dato notizia anche qui su BioBlu, di un parco eolico, nello specifico di quello che si intende costruire al largo di Crotone, un enorme parco eolico galleggiante in una regione come la Calabria, che è già autosufficiente da un punto di vista energetico e che sta ospitando ormai centinaia di installazioni tra parchi eolici e fotovoltaici con una grande speculazione a devastazione del territorio. Sì, noi abbiamo fatto questa protesta perché eravamo a Isola Capo Rizzuto, nella
nella località Le Castella, dove c'è una riserva marina, e a poche miglia nautiche dal luogo dove dovrebbe essere costruito questo parco eolico offshore. Quindi sostanzialmente è una realtà che non può non creare un impatto ambientale negativo e andare a compromettere ancora di più l'equilibrio e la bellezza di queste coste, che sono veramente fantastiche. Insomma, io vi invito ad andare a vedere, perché è veramente qualcosa di incredibile. Ora, tutto questo avviene in un contesto in cui la Calabria l'energia che serve in Calabria è un terzo di quella che viene prodotta. La Calabria esporta in Italia e nel resto forse anche in Europa due terzi di energia che produce, e in provincia di Crotone non c'è nessuno sgravio fiscale, nessun azzeramento di bolletta, niente, per cui praticamente si chiede alla popolazione locale di fare un enorme sacrificio dal punto di vista paesaggistico, visivo, di inquinamento, di impatto ambientale, senza avere nulla in cambio. E poi queste paleoliche di chi sono? Queste paleoliche principalmente sono i grandi fondi internazionali, e portano quello che producono dal punto di vista finanziario all'estero. Quindi da questo punto di vista ci siamo schierati, e siamo pronti a farlo anche per la Sardegna, perché abbiamo visto quello che sta succedendo, tanti movimenti, anche a Crotone c'è un movimento locale che si oppone alle paleoliche, senza occupare spazio, senza, diciamo così, levare ruolo a questi movimenti, ma sostenerli, perché queste non sono battaglie che devono vedere la mobilitazione trasversale, al di là della destra e della sinistra, e tutte le forze di buona volontà. Certo. A proposito appunto di destra e di sinistra, la von der Leyen oggi è stata eletta con i voti determinanti dei Verdi. Ci ricordiamo che nella precedente elezione appunto aveva avuto quelli del Movimento 5 Stelle, in questo caso sono stati i 40 voti dei Verdi ad essere determinanti, tant'è vero che appunto la maggioranza raggiunta, cioè i voti ottenuti, sono stati 401 rispetto ai 361 voti necessari. Penso che sia interessante leggere questa intervista, un passaggio di questa intervista di Bonelli all'Avvenire, datata 15 maggio, quindi insomma poco più di un paio di mesi fa. Bonelli diceva: escludiamo l'appoggio, l'intervistatore chiedeva: esclude un appoggio a Ursula von der Leyen nel caso anche in cui servisse a scongiurare un governo con le destre estreme? Escludiamo, rispondeva Bonelli, l'appoggio a von der Leyen per le piroette a cui ci ha abituato in questi anni e che ne dimostrano la totale inaffidabilità. E poi regolarmente è arrivato l'appoggio. Masala. Sì, noi non sappiamo se c'è stato un contraccambio, un qualcosa che ha promesso la von der Leyen al partito dei Verdi, diciamo al gruppo dei Verdi europeo, però non possiamo escludere. Sicuramente ha promesso, voglio dire, un impegno forte sul Green New Deal, che è appunto quello che è la bandiera ideologica del partito dei Verdi. Voglio dire che di green non è che poi, e di rispetto all'ambiente non è che poi abbia tantissimo. Ecco, però insomma i Verdi, così come la sinistra, saranno presentati come insomma con un forte sostegno alla pace in Ucraina, basta invio di armi, e poi appunto arriva l'appoggio alla von der Leyen, tra l'altro con la candidatura della Salis, che evidentemente aveva una funzione anti-Orban piuttosto che quella di difesa dei diritti dei carcerati, così come è stata presentata. Sì, assolutamente. Come hai detto bene tu prima, nella scorsa legislatura la von der Leyen ha ottenuto la stampella del Movimento 5 Stelle, che pure doveva essere un voto di protesta anche anti-europeo. In questo caso i Verdi dovrebbero essere collocati teoricamente a sinistra, ma poi di fatto, voglio dire, scendono a compromessi per mandare avanti chissà le loro più o meno battaglie. Non è stata una scelta, mi permetto di dire, da elettore, da cittadino, non è stata una scelta trasparente nelle sue motivazioni. Ecco, questo penso si possa dire. Ecco, siamo quasi in chiusura di questa trasmissione. Alemanno,
Prima hai descritto la frattura che c'è all'interno dei conservatori europei tra ECR e i Patrioti per l'Europa, con i Patrioti per l'Europa che insomma, pongono l'istanza della pace con l'Ucraina con molta forza, ma anche la questione del Green Deal, insomma, del fanatismo in campo vaccinale, in campo di energie rinnovabili. E questa stessa frattura l'abbiamo vista in qualche modo anche all'interno del Partito Repubblicano americano fino a qualche settimana fa, mi viene a dire, nel senso che lo stesso Trump ha avuto tante difficoltà, insomma, a compattare il proprio partito, ha avuto tante voci contrarie anche all'interno del proprio partito e sembrava che alcuni fossero molto più vicini alla Pelosi o allo stesso Joe Biden piuttosto che a Trump, sia quando era presidente che quando non lo è stato più. Ma che cosa sta accadendo? Secondo te, cioè, la figura di Trump è espressione di una elite americana che magari non sopporta più quella che è stata la deriva a cui abbiamo assistito negli ultimi anni con Big Pharma, la finanza così protagoniste, così potenti? Oppure è un uomo che veramente, insomma, è riuscito ad arrivare al potere grazie al proprio denaro e magari sta cercando di cambiare un po' le cose, oppure è qualche altra cosa ancora? Ma sicuramente tutta la genesi politica di Trump e oggi del suo vice Vance è una diciamo, parabola politica che ci parla di una spinta che viene dal populismo, cioè da una volontà di interpretare il popolo, il malessere del popolo, e in questa maniera a riuscire a rompere quella coltre, quel meccanismo, diciamo così, di autoprotezione dell'establishment. Cioè, diciamo che non basta essere ricchi per far parte dell'establishment, si può essere ricchi, anche molto ricchi come Trump, però essere nemici dell'establishment, esclusi dall'establishment. Quindi, in un certo senso, Trump, per poter sfidare questa chiusura, questa convention excluding, un po' come fece Berlusconi in Italia, ha dovuto necessariamente appoggiarsi sulle istanze popolari e dargli voce e dargli interpretazione. Io mi auguro in buona fede, mi auguro non strumentalmente, perché sarebbe molto importante se lui si mantenesse fedele a questa impostazione. Questo tipo di, diciamo così, di imprinting politico, culturale e elettorale di Trump, speriamo che sia quello che lo condizionerà positivamente per il futuro, perché in America ci sono due Americhe, e l'America dell'entroterra, l'America, diciamo così, che del mondo delle grandi città, diciamo così, della provincia americana, è un'America, è un popolo americano molto vicino alle stesse istanze che noi cerchiamo di rappresentare in Europa. Quindi questa spaccatura fino al limite di una guerra civile, a oggi questo interprete, che noi ci auguriamo sia poi coerente, perché poi lo abbiamo visto anche in Italia con i successi di Giorgia Meloni su un campo e poi gli è completamente opposto in un altro campo. Ci vuole poco a incassare voti su istanze popolari e poi andare a fare esattamente il contrario quando si hanno le leve del potere in mano. Però, dopo tutto quello che è successo, dopo la caduta, dopo l'attentato, dopo tutta questa drammatizzazione, ci auguriamo che Trump vada per la strada giusta. C'è un ultimo punto che va detto, il punto più oscuro e più pericoloso: la caratterizzazione molto filo israeliana, molto filo Netanyahu, sia di Biden che di Vance. E questo è molto pericoloso perché potrebbe rappresentare una nuova frattura nel mondo islamico e quindi una nuova frattura nel mondo multipolare, che ha nel mondo islamico una colonna fondamentale. Quindi io mi auguro che, oltre a rimanere fedele alle istanze popolari del popolo americano, Trump sappia dimostrare quel pragmatismo necessario per spegnere non solo la guerra in Ucraina, ma anche la guerra in Palestina, con un approccio realistico che è a tutto vantaggio di un'impostazione diversa, perché se Trump commettesse l'errore di spegnere la guerra in Ucraina e magari investire ancora di più nella guerra in Palestina, farebbe un clamoroso autogol e andrebbe in qualche modo a sbattere. Noi ci auguriamo che l'esperienza, il pragmatismo, le istanze popolari, eccetera, portino quest'uomo ad andare verso una orizzonte diverso, attraverso il cui finalmente l'Europa potrebbe prendere, d'accordo con l'America, non contro l'America, ma quasi d'accordo con l'America, la propria autonomia ed essere uno dei grandi poli di questo futuro mondo multipolare.
Speriamo, infatti, anche a te, Masa, volevo chiedere un commento appunto sulla figura di Trump, su che cosa ti aspetti, come lo interpreti, ci sono delle speranze? Chiaramente una possibilità di pace nell'est Europa, perché Trump l'ha detto in più di una circostanza di non essere particolarmente interessato a questo conflitto, e questo può essere un elemento, voglio dire, molto importante. E poi mi aspetto che si risolva il punto fondamentale della crisi. Punto fondamentale della crisi è il debito estero americano, lo sbilancio enorme a livello di partite correnti, lo sbilancio enorme a livello di bilancia commerciale, quindi che Trump faccia qualcosa che dia competitività al settore industriale degli Stati Uniti e che dall'altro lato però ceda qualcosa per quanto riguarda il potere del dollaro e quindi che accetti magari la possibilità di una moneta. Voglio dire, una moneta per gli scambi internazionali non più esclusivamente gestita da Washington, ma appunto multipolare in qualche modo, che è quello che chiede il BRICS. Se si risolve questo problema, tutti gli altri problemi vengono risolti a ruota, altrimenti non se ne esce, insomma. Certo, mi sembra una corretta osservazione. Grazie Giuseppe Masala per essere stato con noi e aver commentato con noi la notizia della Grazie rielezione della von a voi, der grazie a Leyen. voi. Grazie, alla prossima e ringrazio anche Alemanno. Prima però volevo dargli la parola perché so che ha un appuntamento da dare, il movimento di cui è segretario Indipendenza la prossima settimana. Organizzerà un importante evento di 3 giorni a Orvieto. Ecco, lascio a te una breve descrizione, magari un appuntamento per chi vuole partecipare. Sì, noi come ogni anno faremo un forum dell'indipendenza italiana a Orvieto dal 26 al 28 luglio. Tutte le informazioni si trovano sui nostri siti, sulle nostre pagine social, però il punto centrale è questo, noi lanciamo l'idea di un sovranismo sociale, proprio per dire in questo momento in cui il sovranismo è tornato di moda, è tornato centrale, che la declinazione del sovranismo non può essere una declinazione liberista, non può essere una declinazione che gioca sul libero mercato a punto e basta. Il sovranismo deve avere come traduzione un'attenzione al sociale e a politiche keynesiane di sviluppo, quindi questo insieme di discorsi. Avremo la presenza dell'ambasciatore russo il primo giorno, venerdì, che si confronterà col famoso economista americano Jeffrey Sachs in presenza, e quindi sarà veramente una cosa molto importante. Abbiamo un lungo panel sulla guerra, contro la guerra in Ucraina, Armenia e in Palestina. Poi ospiteremo alcuni movimenti sovranisti europei, a cominciare da Alternativa für Deutschland, per poi andare a ospitare, a fare un confronto con il fenomeno nuovo della politica italiana, che è Roberto Vannacci, perché anche lui deve in qualche modo far evolvere la sua posizione politica, deve affrontare le tematiche sociali, deve affrontare le tematiche di lotta alla sudditanza, non basta essere contro il politicamente corretto, bisogna affrontare anche questi nodi. Ecco, con questi contributi noi siete tutti invitati, noi ci auguriamo che chiunque ha anche solo una curiosità venga a Orvieto a vedere, saremo al Palazzo Capitano del Popolo. E lì potremo in qualche modo lavorare perché questa nuova ondata sovranista non sia un'ondata cieca. Guai a fare la reazione al politicamente corretto o alla sudditanza in maniera cieca. Bisogna avere un sovranismo che sia il più responsabile e più consapevole possibile per creare un'alternativa stabile a quello che rappresenta Ursula von der Leyen e i suoi amici. Bene, allora sicuramente un appuntamento importante, incontri di alto livello per chi vuole recarsi a Orvieto, non questo fine settimana ma il prossimo. Grazie Gianni Alemanno anche a te per essere stato con noi, grazie ai nostri spettatori e spettatrici che ci hanno seguito per questa puntata di Che idea ti sei fatto, rimanete sintonizzati con noi, arrivederci.